io lo so che voi vi state chiedendo, ma che ci fa la polizia stradale al Paion del Cermis a 2200 metri dove non ci sono neppure le macchine? Eppure un motivo c'è. E infatti proprio delle motoslitte vi volevamo parlare, che, precisiamo, non sono veicoli per i codici della strada, ma sono molto importanti. Perché? Perché la Polizia di Stato, con i suoi sciatori che vedete, svolge l'importantissimo servizio di sicurezza e soccorso sulle piste, che è molto importante per tutti coloro che vengono qua a divertirsi. E appunto in motoslitta abbiamo qui con noi Corrado Zanò, il caposervizio dell'Alto Cermis. Perfetto. Con una motoslitta civile, quali sono le norme da rispettare per viaggiare in sicurezza? C'è una legge provinciale che vieta l'uso di ogni mezzo meccanico sulle piste durante l'apertura degli impianti. Perfetto. Rimangono in deroga la polizia, addetta al soccorso piste, oppure sottoscritto, in caso di emergenza, ha la possibilità di usare la motoslitta rimanendo possibilmente sul ciglio della pista per non correre il rischio di scontrarsi con gli sciatori. Ci sono normative locali, perché a livello nazionale non ce n'è una unica. Ci sono leggi regionali, per esempio in Piemonte è obbligatorio l'utilizzo del casco, qui abbiamo visto che non è obbligatorio. Ci sono altri casi in cui è obbligatorio sottoscrivere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per eventuali danni che si possono fare. Ma il buon senso e il viaggiare rispettando le norme comuni di prudenza è quello che può far sì che tutti possano utilizzare questi strumenti e anche gli altri che servono per la manutenzione della pista in tutta sicurezza. Bene, allora ringraziamo e salutiamo Corrado. Ispettore, direi che abbiamo detto tutto. Vi accompagna giù a Cavalese.